lanciata sullo strumentale. Tratto io. Va bene, alla prossima. Allora, siamo sempre in compagnia del nostro ospite di oggi, Alessandro Perilli, un ospite molto interessante perché ci stiamo facendo molto i fatti suoi, devo dire. Anche no? Fuori onda, non lo lasciamo uscire. Sì, praticamente, dallo studio. Scusa, poverino, lui voleva respirare fuori, ma noi l'abbiamo intrappolato qui. Allora, Alessandro, tu ci stavi spiegando che appunto per iniziare, insomma, ad appassionarsi di questo discorso delle aste, molti pensano che bisogna avere un capitale enorme chissà da investire, di quale eccetera. Entità, e invece si può partire col piccolo, esattamente come hai fatto tu. Esatto. Vai, raccontaci. Perché riprendendo un po' il discorso di prima, che non arrivavo, tra virgolette, a fine mese, avevo qualche centinaia di euro. Questa situazione ci accomuna tantissimo. Si parte tutti da là, poi sta ognuno di noi. Ho iniziato a capire, tramite questo amico che avevo acquistato all'asta, ho iniziato a studiare, eccetera, prima di avventurarmi, perché non volevo commettere l'errore di poter perdere quel minimo, no? Certo. Perché avevo visto amici che nel mercato, ad esempio, un altro tema, nel mercato azionario, anziché investire, giocavano, no, si gioca. No. E quindi io paragonavo un po' l'inizio di questa nuova esperienza confrontandomi. Gioco d'azzardo, esatto, quindi volevo andare con molta cautela. Dopo questo piccolo periodo di studio ho cercato di investire 100 euro. Quindi si può partire davvero da fare. Ce la possiamo fare perfino noi, Rita. Sì, io sì. Avevo quella possibilità all'epoca, però c'è chi ha 100.000 euro in banca e può investire 100.000 euro. Lui... È tutto proporzionato, sì, attenzione. Sì. Ovvio, ma certo. Parliamo di noi. Parliamo di noi. Io, il mio primo investimento e acquisto all'asta, quindi la prima asta è andata a buon fine, è stata quello di acquistare una cucina. Infatti lo racconto anche nel mio libro per filo e per segno. Diciamo il tuo libro come si chiama? Aste giudiziarie per chi parte da zero, in 3 giorni è diventato best seller Amazon al lancio. Quindi l'anno lo possono scorso. Acquistare online? Sì, su Amazon. Su Amazon, benissimo. Allora, quindi che faccio io? Ho utilizzato un concetto molto importante che avevo mio, però poi l'ho messo in pratica, che molte persone che ci ascoltano hanno, che è quello della leva finanziaria. Cioè utilizzare 100 euro per poter acquistare qualcosa che costa molto di più. Mm-hmm. Facciamo l'esempio del mutuo: se hai bisogno di una casa che costa 100.000 euro, ti basta avere per esempio il 20%, 20.000 euro, però tu con quella leva di 20.000 euro puoi avere altri 80, che non hai però. Mi spiego? Cioè? No. Cioè tu devi acquistare una casa che costa 100.000 euro, la banca ti dice ti finanzio l'80%. Sì, ok. Quindi ti sto dando di 80.000 euro in più, però tu non ne hai. Sì. Ma tu grazie a 20.000 ne hai avuti a disposizione 100. 100, ok. Quella si chiama leva finanziaria. Sì. Ok. Io ho usato capre, Rita. Come? No, siamo due capre. No, vabbè, però. Io ho utilizzato lo stesso concetto. Ho individuato una cucina, era il mio primo esperimento. Questa cucina era una cucina nuova. Dico la verità, non sapevo che farmene. Bene. E quello era, non e quello è stato. Magari non avevo no, perché ancora. Non avevo una casa, non avevo niente. Appunto. Quello però è stato già di per sé un errore. Perché invece quello che io insegno oggi, in seguito agli errori che ho fatto, è quello di avere innanzitutto un obiettivo e un piano. Ok? Poi mi è andata bene e vabbè. Quella è la fortuna. Che ne hai fatto? È andata di culo. Allora, cosa è successo? Che con 100 euro ho partecipato alla mia prima asta. Ho vinto, quindi mi sono aggiudicato questo bene che aveva un valore superiore a 5-6.000 euro. Ah, però. Cosa è successo? Che sono stato bravo a fare in modo che questa cucina fosse acquistata e senza dovermi accollare tutti i costi di spostamento, eccetera, eccetera. Trasporto, montaggio, smontaggio. Che è stato eccetera. Un secondo errore che io non avevo valutato, però mi è andata bene. Mi è andata bene, mi è andata culo, esatto. E in sostanza ho rivenduto questa cucina a un prezzo molto inferiore di quello che valeva sul mercato. Certo. Esatto, quindi ci ha guadagnato chi l'ha comprata. Guadagnandoci sia lui chi l'ha comprata che io, dove in 48 ore con una leva finanziaria di 100 euro ho guadagnato 1.500 euro. Ottimo, direi. Vedi. Hai guadagnato il 150%. Quindi per molte persone che pensano di non avere molti soldi a disposizione, in realtà fare un'operazione di questa che è fattibile tutti i giorni, perché all'asta c'è davvero tanto, bisogna saper individuare, fare un piano di azione finanziario giusto,
si possono fare questi, diciamo, questi che Alessandro affari. Da oggi diventerà il nostro migliore amico, diciamo. Sì, così, no? Ecco, mi puoi dare il tuo contatto WhatsApp? Sì. Ogni tuo contatto, grazie. Quindi, non esagerare, Rita. Quindi in sostanza io ho iniziato per caso, poi ho applicato e poi è successo che dopo aver applicato c'è stato un po' un passaparola, diciamo, si può dire, nel settore, però da parte di chi doveva acquistare, quindi da parte di piccoli imprenditori. Parliamo, sì, che i miei primi clienti sono stati dei dottori, dei medici. Ah, quindi attrezzature mediche, macchinari. Esatto, ma anche acquisto di beni immobiliari, per esempio, sì, per i figli. Certo. Parliamo di moto, auto. Poi sono venuti anche altri imprenditori, per esempio, che dovevano aprire delle attività commerciali di abbigliamento, hanno arredato il negozio, esatto, hanno risparmiato un sacco di soldi che si sono tenuti nelle tasche molto volentieri. Certo. Quindi da lì poi che cosa è successo? Che un mio amico, dopo tante consulenze... Sto per farti una domanda dolente, sappilo. Sì, mi ha detto, perché non insegni queste cose alle persone? Non mi era venuto in mente, dico la verità. Però da lì poi è nato proprio la scuola di formazione. Quindi adesso faccio coaching. Non solo agli imprenditori, ma anche alle persone normalissime, certo, alle capre come noi, no, vabbè. Oppure chi vuole crearsi una professione da zero, cioè imparare come si fa per poi seguire quelle persone che hanno bisogno. Io. Quindi, per seguire te stessa che hai, esatto, bisogno. Quindi oggi è una scuola online, però stiamo aprendo adesso, ci stiamo già organizzando proprio in questo momento per iniziare con degli eventi dal vivo. Ah, bello. Ci dicevi che state organizzando proprio qualche piccolo speech? Sì, in tutta Italia. In zona? In tutta Italia. E poi faremo a ottobre, in previsione, l'evento più grande, che faremo sicuramente però o Roma o Milano. Stiamo ancora valutando. E qui dalle nostre parti? Faremo delle serate. Un paio di serate sono organizzate. Venici aggiornati? Assolutamente. Sì, infatti. Sì, sì. Senti, la domanda dolente è questa. Il fisco in merito, le tasse e quant'altro, sono tassati, cioè? Questi beni? Si devono pagare tasse per partecipare all'asta o sull'acquisto dei beni o sul possesso successivo di tali, allora, beni? Quando per esempio si acquistano degli immobili, è ovvio che ci sono dei costi da dover sostenere, quindi, però ci sono anche i vantaggi, che ad esempio non ci sono i costi notarili. Parlando di immobili, che già è tutto compreso. Poi addirittura il governo, attraverso dei decreti proprio che ha fatto ultimamente, negli ultimi anni, permette proprio di risparmiare un sacco sui costi fissi. Se per esempio con un notaio una persona paga qualche migliaio di euro, sì, per la pratica, grazie a questi nuovi incentivi, chiamiamoli così, da parte del governo, sì, ci sono dei costi fissi e molto ribassati, dove tu con 600 euro ti sbrighi, fai tutto, facciamo, cioè, in maniera semplificata, sì, fai tutto. Ecco, diciamo. No, perché so che comunque i costi di un rogito, insomma, sono, esatto, abbastanza, sono elevati. Per non parlare poi di chi acquista per la prima volta, quindi la prima casa, ci sono ulteriori vantaggi. Ora, beh, certo, sì, non voglio entrare casa. Nel merito di tutto, perché poi bisogna vedere anche a livello fiscale una persona, ogni soggetto è diverso, però in genere ci sono di base già dei vantaggi fiscali. Okay. Questo è buono da sapere. Tu, diciamo, nel tuo percorso stai incontrando, diciamo, tante persone che vogliono affacciarsi a questa... Assolutamente sì. Infatti, per questo abbiamo deciso di organizzare gli eventi dal vivo, perché c'è tanta gente che ha fame di capire come si partecipa all'asta. Ecco, per diversi motivi. Diciamolo, come, allora, praticamente, partiamo... all'atto pratico, io mi sveglio una mattina, dico voglio partecipare a un'asta. Cosa faccio? Allora, bisogna, io ho un, diciamo, un protocollo da dire, poi nello specifico c'è, se volete, c'è anche un videocorso online dove potete imparare, eccetera, eccetera. Però in primis uno deve avere l'obiettivo di che cosa vuole. Eh sì. Cioè, voglio acquistare X, ma per far cosa? Per uso personale, per investimento, sulla base di quello si fa una ricerca, che dopo aver fatto la ricerca e aver individuato quello che ipoteticamente si vuole acquistare, si fa un piano d'azione e un piano finanziario, perché se non hai un piano d'azione, quindi non sai come muoverti, e non hai un piano finanziario dove fai tutti i calcoli, dove rientrano quei calcoli che prima vi ho detto che all'inizio non avevo fatto, è molto probabile che ti vai a scontrare e vai a sbattere contro un muro quando presenti la domanda di partecipazione, ipoteticamente ti aggiudichi il bene e poi i calcoli non sono fatti nel modo giusto e ci vai a rimettere. E certo.
o ti ritrovi a dover spendere delle cifre di che non più avevi di quello che assolutamente sì. Io mi sono ritrovato per esempio una volta a seguire un cliente dove che lui doveva acquistare all'inizio un'auto, quindi facciamo un discorso molto semplice, doveva acquistare un'auto e durante la stessa asta c'erano i rialzi, i famosi rialzi. Chi stava dall'altra parte era una persona che aveva talmente voglia di prendere quell'auto, non vi sto a dire tutti i dettagli del perché, che alla fine l'ha pagata quanto l'avrebbe pagata in concessionario, di più. No, vabbè, dai. Il mio cliente però questa, allora, si capiva dall'altra parte chi faceva il rialzo, perché la conoscevo, era un avvocato. Quindi non vuol dire, senza screditare la categoria, perché io lavoro con gli avvocati, lavoro con i commercialisti, però non vuol dire che un avvocato anche sia a livello imprenditoriale, una persona esperta, cioè può conoscere sicuramente la legge, le può dare delle indicazioni, però per esempio quello che io faccio con i miei clienti, con le persone che seguo e che formo, è sia a livello tecnico ma anche a livello imprenditoriale. E certo, bisogna conoscere tutti. Ok, quindi venendo a quell'esempio lì, questa persona ha acquistato questo bene molto di più rispetto a quello che avrebbe pagato nel mercato tradizionale. Io fermai il mio cliente che voleva continuare, perché poi quando tu acquisti, quando sei lì in quel momento, l'eccitazione dell'asta diventi compulsivo. Esatto, invece se tu fai, come vi ho detto prima, alla base un planning d'azione e di un business plan, diventa tutto molto più facile, hai le idee chiare quando sei lì. E certo. Quindi io ho messo un cartello rosso al mio cliente: fermati, stop, fermiamoci qua. Se avesse continuato, avrebbe pagato molto di più quel bene. Quindi una volta che hai fatto questo, poi è normale che devi saper presentare anche l'offerta, saper cosa devi fare. Perché molto spesso io ho visto persone che sono andati lì il giorno dell'asta, erano con me come concorrenti, diciamo, e si sono visti rifiutare la partecipazione. Ah, e perché può essere rifiutata la partecipazione? Uno dei motivi è perché non è compilata bene la domanda, uno dei motivi può essere perché l'offerta non è adeguata a quello che invece è richiesto nel bando. Sono tanti i motivi. Poi bisogna saper fare bene la procedura del rogito, parlando sia di immobili che di beni immobiliari, attenzione, vale sempre per entrambe le cose. E poi, se qualcuno lo fa per investimento, devi capire già a monte, ancora prima, quindi dall'obiettivo, cosa devi fare alla fine per poter rivendere quel bene. Certo. Nel modo migliore per poterci guadagnare. Però l'ultimo step dipende dal fatto che se lo fai per investimento. Da quello che tu vuoi farci, insomma. Va bene, allora, noi dobbiamo un attimo assentarci, perché ricordiamoci sempre che siamo in radio. Continueremo dopo ad ascoltare i preziosissimi consigli di Alessandro Perilli.